Allora, Pietro, sta tornando Tutti pazzi per amore sì. al quadrato. Dacci qualche piccola anticipazione su questa serie. Guarda, è una serie che usa tutte le cose belle e che, perdonami questo termine, molto che hanno funzionato la serie precedente e le eleva al quadrato, per cui non si può che ben sperare. È una serie divertente, si è osato molto da un punto di vista musicale, è una serie molto poi rumorosa e movimentata, per cui si è esagerato il rumore, si è esagerato il movimento, ogni occasione è buona per muoversi e per far rumore, ed in un momento di profondo silenzio e piattume il rumore è assolutamente sintomo di vita, per cui una serie vitale, va vista. Più canti, più balli. Più canti, più balli, più dinamiche, più scambi, quindi non c'è il concentrarsi su un racconto morboso, noioso, ma c'è una serie di interazioni, più personaggi, più storie d'amore, più situazioni divertenti, più... Come va invece la tua storia d'amore nella fiction? Nella fiction è divertentissima, ragazzi, penso che sia la storia più bella d'amore, la più improbabile, quella che proprio è vero che Young e Hill si attraggono, proprio gli opposti. Io e Sonia Bergamasco, Lea, la altezzosa milanese che mangia col dito alzato e che si innamora invece del brutoloso Pietro, che viene proprio tipo salsiccia, no? E ovviamente l'incontro tra la salsiccia e il caviale è fantastico. Ma assomiglia un po' a te questo personaggio? Ti senti una salsiccia? Sì, ok, quanto cazzo è buona la salsiccia, messaggiate? No, sì. Fatta bene com'è, da addentare, no? Prendi... salsiccia. Quindi niente crisi di coppia risolte con balli, balletti, c'è chi va alla salsa. Esatto. A un certo punto però le dedico una canzone, quando decido di far capire alla mia partner chi io sono realmente, glielo comunico attraverso una canzone dell'immortale, unico, inimitabile Eros Ramazzotti, del primo Eros Ramazzotti, no? Quello rancoroso, l'Eros che combatteva hasta sempre, quello lì, no? E quindi così. Ma tu mi hai dedicato una canzone d'amore? Qualcuno? No, non ho mai dedicato canzone d'amore perché non sono un ottimo cantante e non penso poi di fare il bene della mia storia d'amore se decidessi di salvare una storia d'amore con una canzone. Preferisco una chiacchierata, tanto alcol, perché così la stordisci e entri più facilmente, no? Senti, un'ultima domanda, un po' così, a proposito, una domanda mucciniana, a proposito delle crisi dei trentenni, quarantenni alla Muccino, mai vissuto una crisi del genere? Io sì, penso che fino a 29 anni parlavo così, poi a 30 anni ho cominciato la crisi e quindi anche io faccio, che cazzo vuoi, perché per porca troia, che cazzo mi hai detto? Mia madre dice, perché parli così? Ieri non parlavi, ho detto, cazzo, ho una crisi alla Muccino, cioè parlavo, mi incazzavo per ogni cosa, ho affittato un loft di 5.000 metri quadrati, ho cominciato a dipingere e anche io, verso la tela, dipingevo, anche io. Avuto, poi però mi sono accorto che cazzo succede è rientrata la crisi mucciniana. Perfetto, quindi sicuro non hai dedicato una canzone, ma forse hai dedicato un quadro. Che bella, ma tu sei forte, tu, questa, no veramente, il prossimo passaggio è vero, dal web alla TV, non lo fare mai, no. Coltiva il tuo amore per il web. No, ma falla crescere questa TV. E tu coltiva il tuo amore per il cinema? Assolutamente, cinema sul web. Potremmo fare una TV di cinema sul web. No, sì, assolutamente. Ma che ti vogliamo vedere di più, Pietro? Carina che sei, grazie tante a te. Sheila, Sheila, che bel nome. Grazie. È vero, a te, buon lavoro. Solo un saluto a Starlet. Certo, io saluto Starlet e complimenti per il vostro lavoro, per Sheila. E per tutti pazzi per amore. Vedete tutti pazzi per amore. È l'ultima volta che io proverò a cantare qualcosa, quindi tranquilli, vedetelo lo stesso, abbassate il volume quando io comincerò. Grazie Sheila. Grazie. Ciao.